Buongiorno, sì, scusate la faccia distrutta, ma allora diciamo che non è tanto buongiorno perché è mezzogiorno, quasi, e no, Che quasi. è mezzogiorno e sei, quindi è mezzogiorno. Io stamattina ho pulito tutta casa, ho stirato. Un evento epocale che io stiro, ho stirato, cioè una pila di panni inesorabile da stirare, ho stirato e adesso aspetto per pranzare, aspetto Samuele, niente di eclatante, a loro ho un sugo pronto con le noci e mi farò quello. Invece io ho delle bustine, tipo con dentro l'aglio, il peperoncino, tutte erbette che di solito si mettono per fare la pasta aglio olio o le bruschette o altre cose. E mi farò la pasta con quello lì e con un goccio d'olio perché mi piace tantissimo, viene tipo pasta aglio olio, però voglio fare quella con la bustina all'aglione. Quindi c'è più aglio e meno peperoncino. Comunque, oggi è sabato. Sabato, che sabato sei? Sabato 13. Là sopra vedete i residui dei fazzoletti che ci sono serviti. Sabato 13 e se tutto va bene, stasera dovremo andare da una parte. Che però per ora non vi dirò perché se no se salta tutto praticamente vi ho detto una cosa che non faremo. A proposito, ecco, volevo dirvi un'altra cosa importante. Ho caricato il video quello sulle news del canale, no? Però non è che tipo i video haul, come si dice, i video quelli dei prodotti finiti, eccetera, non li farò, anzi. Praticamente io andrò ad aggiungere dei video a quelli che già facevo, quindi farò i vlog, farò i video haul, farò i video di svuota la spesa perché mi piacciono tantissimo e piacciono tantissimo anche a voi, i video appunto dei prodotti finiti che sono ritornata proprio con quel video ai primi di gennaio. Quindi non vi preoccupate che quelli rimangono, poi in più si aggiungono quelli che vi ho detto nel video news del canale, e questa era una cosa che io volevo specificare perché non l'avevo detta nel canale sembrava che quei video non ci sarebbero più stati, invece no, ci saranno, e in più ci saranno anche quelli che vi ho detto. E quindi niente, questo era più che altro una piccola chiarificazione, un piccolo chiarimento su quel video lì e sui video, insomma, che vedrete nel mio canale d'ora in avanti. Visto che sicuramente me lo chiederete, allora, il trio che vi dicevo era questo qui, di Fantasia Piccante. Allora, c'è questo che è quello all'aglione, c'è questo che è quello bruschetta, che di solito si mette appunto sopra le bruschette, sopra il pane bruscato, e poi c'è questo che è aglio olio. Poi io ce n'ho altri qui, perché questi me li porta mio padre, e sono sempre per fare la pasta aglio olio e peperoncino, questo e anche quest'altro sono già preparati, e quindi niente, io ce n'ho tantissimi di questi perché me li porta mio padre tutte le volte che viene. Questo qui invece l'ho comprato in quelle bancarelle ecosolidali praticamente, queste qui, qua vabbè, queste sono proprio della Cerqueto, quindi sono fatte qui nella zona mia, però di solito si trovano nei mercatini quelli ecosolidali, insomma, dove si trovano anche i tè ecosolidali. Guardate quanto è bello mio marito con il capo fatto, si è drapato tutta la testa, sembra più giovane, ringiovanito. Pensate se facessi pure la barba. Ringiovanisci ancora di più. Vent'anni meno. Dai, ti sei ringiovanito di 20 anni. Sei più piccolo di me, Auro. Sei più piccolo di me.
Sì, mi piacerebbe. Dai, posso dire di stare con un marito più giovane di me. Tu stavi lì, Potresti dirlo. Invece no. Invece non è così. Invece no, sto con un mio marito, ha 9 anni più di me. L'importante è che ti vado bene così. Ma sì. Lui invece risembra Mitrano. È ritornato a sembrare a Mitrano. Pasqualina Mitrano. Pasquale Mitrano. Fermati. Sempre più matto. Fermati. Voglio avere anch'io. E invece lei è sempre più vanitosa sui pattini, perché ovviamente abbiamo vanitoso del mondo dello squalo. Dai sto squalo. Lo squalo. Abbiamo mollato i pattini di Soy Luna per ritornare ai pattini quelli in linea. Io darei due sberle, perché Babbo Natale te deve dar retta. Babbo Natale te doveva portare quelli in linea, come quelli che ha portato Greta. Un paio più grandi. Solo un paio più grandi, esatto. Invece ti ha portato quelli di Soy Luna. Babbo Natale, hai sbagliato. Allora ragazzi, mi sto preparando, è sera ormai, scusate ma oggi pomeriggio poi non ho fatto nulla, mi stavo preparando per andare stasera appunto a vedere, non vedete un cavolo così, per andare a vedere questo spettacolo di cui parlavo, ok, meglio, e appunto mi devo preparare, non farò nulla di eclatante, nel senso che non farò un make up particolare, ma vi registrerò un video testing che ovviamente voi non vedrete in questo vlog, quindi ecco, vi registrerò appunto un video testing. Allora, andiamo, prima di tutto dovremmo ritornare giù in campagna, perché Samuele si è dimenticato la borsa con tutti i documenti e ovviamente non è che può andare in giro senza documenti e soprattutto non può lasciare la borsa giù, e quindi dobbiamo ritornare giù in campagna a prenderla. E niente, allora, dove andiamo questa sera? Questa sera stiamo andando a sentire a Pitigliano i Jolly Cage. Allora, sicuramente mi avrete sentito parlare di questo gruppo. Allora, è un gruppo del mio paese, fatto da ragazzi del mio paese che fanno maggiormente rock e folk, e hanno inciso il loro primo disco, sono andati anche a Sanremo Rock a presentarlo, e conosciamo bene conosciamo da un po' il cantante, conosciamo il batterista, il bassista, insomma conosciamo un po' di ragazzi che fanno parte di questo gruppo, e quindi abbiamo deciso, visto che presentano il loro album, di andarli a sentire nuovamente, perché non è la prima volta che li sentiamo, e poi andiamo tutti quanti perché piacciono tantissimo a Alessandro e Aurora, quindi approfittiamo, visto che di sabato non usciamo praticamente mai, stiamo sempre a casa, non ne approfittiamo e usciamo un pochino. E quindi dobbiamo andare a prendere appunto la borsa di Samuele, che l'ha dimenticata, però poi dobbiamo anche prendere la cena, perché non possiamo cenare in giro, perché Pitigliano da casa mia è un po' lontanuccio, e quindi prendiamo la pizza e poi la mangiamo o per strada o a Pitigliano stesso o in macchina. Ora dobbiamo ancora decidere. Mi sto cercando di sbrigare perché ovviamente sono l'ultima che si deve preparare, e perché ovviamente prima ho preparato i bambini, poi mi sono preparata io,
mi sono vestita io, non vi dico per cercare un abbigliamento consono quanto ci ho messo, perché non ho tantissime cose, visto che non è che esco tantissimo, però diciamo che mi sono acchittata tra il comodo e il carino, mi ci sono acchittata, ecco, spero di aver azzeccato. E niente, allora mettiamo il cajal e niente, vi ho detto dove dobbiamo andare e ci vediamo dopo, così vi faccio vedere pure l'outfit. L'outfit è questo qui. Allora, sotto ho un vestito che è un vestito nero con dei due triangoli di pizzo trasparenti, però visto che è freddissimo sopra ci ho messo questo e è così corto, non vedete tantissimo, e poi ho messo gli anfibi sotto. Aurora invece è vestita in questo modo, ha il vestitino rosso con sopra il giacchettino pure lei perché è freddo, e gli stivaletti anche lei simili anfibi. Alessandro già ha messo il giacchetto, ma tanto insomma è super sportivo anche lui, e lui è tutto in pelle, dorme dritta, non è un macello. Vabbè, anche lui è vestito molto molto sporti, col giacchetto di pelle, tutto di pelle, maglione nero, sì, è tutto, siamo tutti in nero, non si vede una mazza. Comunque questo è. Ora mi vesto perché mi sa che sono l'ultima. Io sono in bordeaux. Io sono in bordeaux. Lei è in bordeaux. So già le 7. Tocca a è tardissimo. Allora, abbiamo mangiato la pizza perché è rimasto solo il pezzettino di Aurora che sta ancora mangiando, è lì dietro ma non si vede niente. E abbiamo mangiato tutti quanti. Sei sazio? Scoppio. Stai scoppiando? Addirittura. No, io no. Ho mangiato. Eccola lì. Io ho mangiato due pezzi. Tu l'hai mangiati? Pezzo con le patate. Il wurstel. Un pezzo con la focaccia, quella lì, col tonno e pomodoro. E un pezzo con funghi e salsiccia. Tre pezzi. Che c'è? Più un pezzettino di ripieno. Mi dà un pezzettino. Che c'è? Dai, fate le parti, aspetta, questo casca. Tieni. È mio. Mio, da pezzetto. È tuo. Mangia quella. È tuo, tu hai mangiato una ripiena e mezza di quella, lui ha mangiato una ripiena. Quindi è giusto che spartite. Vabbè, comunque ora noi... Tanto sei sazia. Ora noi abbiamo finito di mangiare, finisce anche Ale di mangiare, che è qui dietro, che voi non lo vedete, ma sta mangiando. E andiamo in quel di Pitigliano. Succede questo, che ti incastri, capito? Quindi te devi tirare. Ciao. Siamo al teatro. Teatro! Siamo dentro al teatro. E stiamo vedendo il Jolly Cage. Eh sì. Che poi se ti può a me devi stare seduto. Tanto tutto bene. Dopo le luci.